Ehi là ciao ormai, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Stavamo effettivamente andando al regno di Northumbria. Cos'è che abbiamo qua? Aspetta, cancella un attimo. Questo libro, ok. Quello là sopra è occupato, ma tanto è in un posto dove non dobbiamo andare per ora, per cui va bene. Allora entriamo in città. Com'è? Ah no, well rested, ok, pensavo che fossero addormentati e stanchi, dico che cavolo. Ottimo, allora andiamo con i nostri soliti, adesso che stanno bene. Roskva, ok. Anche se la ragazzina, la combattente, è stata bene in gamba nell'ultimo combattimento, si sono difesi anche molto bene quando siamo andati sotto a combattere i non morti, la cosa che era nella tomba dei re. A saccheggiare la tomba dei re. Allora, dai, pronto? Prontone? Non ce la facciamo, no. Ah, eccoci. Allora, dei campi ordinati ci portano verso delle fattorie e ci avviciniamo pian piano al... La sede del re di Northumbria. La città è costruita sull'incrocio tra due fiumi. Se ottieni i permessi, probabilmente potrai entrare direttamente con la tua nave in città in futuro. Non molto lontano dalle antiche mura di Eoporwick, incontri un gruppo di persone che sembrano vestite per affari. In fronte a loro un uomo giovane è proprio in mezzo alla strada, con spalle e piedi ben larghi. E le mani davanti a lui. Nonostante sia in una posa statuaria, insomma, da guardia, ti dà il benvenuto con un sorriso che sembra genuinamente amichevole. Benvenuti a Eoforwick, stranieri. Il mio nome è Leofric e qui sono il campione del re. Parole del vostro arrivo vi ha preceduti. Farei con la prima. Ehi, hey, Loxael, sono Mazzetes, figlio di Maekyn Bjorn. Siamo venuti qua a parlare con il vostro re. Sembra che i nostri interessi si allineino. La mia maestà mi ha chiesto di assicurarsi che voi lo visitiate appena ne abbiate la possibilità. Le storie delle vostre azioni a Scarborough sono arrivate fino alla corte di Re Osdred. E sembra che avete fatto una buona impressione sui cittadini laggiù. Siamo tutti ansiosi di sapere di più di chi siete e perché siete venuti fin qua dalle vostre spiagge lontane. Ok, farei la 1. Andremo subito a visitare il re. China la testa cordialmente. Grazie. Lasciate che vi facciamo strada. Ok, allora seguiamoli. Ok, almeno così siamo al loro passo. Più o meno. È difficile mantenere. No, niente. Un po' corre, un po' cammina. Zeke,
Perché c'è del sangue alla base dell'albero? Che ne so io. Qualcuno ha lasciato? Boh, non lo so, cosa dicevo. Ah, ok, di qua. Ok, questa è la longhouse del loro re, probabilmente. Benvenuti stranieri. Ok. Speriamo che sia un uomo gentile e a modo. Perché in patria abbiamo già abbastanza grane. Allora, dov'è lui? Ah, è qua, Osred. Vediamo quanta... la Peppa! Quanta gente che c'è qua. È un ricevimento? Vabbè, sono insieme in un regno, per cui... Il re di Northumbria, guarda che bel re di Northumbria. Si siede proprio al bordo del suo seggio. Con una mano tiene il bracciolo e sposta il collo per contare la tua ciurma che entra nella sua sala. Accanto a lui c'è un uomo con dei vestiti austeri, che probabilmente definiscono che è una figura religiosa di alto livello. Appena entri, suggerisce qualcosa all'orecchio del re. Il re facendo le sue guardie per farti avvicinare e poi ti parla direttamente. Fate voi, viaggiatori, vi trovate di fronte a Osred, re di Northumbria. Se solo rispondere, Heilox Hael, vostra maestà, il mio nome è Mazzetes, sono Thegn dalle Jutland. Thegn, dici? Non siamo stati visitati dalla vostra gente precedentemente. Comunque... Non è che non siamo familiari con voi. Di nuovo suggerisce qualcosa all'orecchio. Precedentemente, dei viaggiatori dello Jutland sono stati abbastanza a causa di problemi. Quindi devi perdonare la mia precauzione. Qual è l'obiettivo del vostro viaggio? Farei la seconda. Il nostro desiderio è di stabilire dei commerci tra il nostro clan e il vostro regno. Più che altro perché se gli dico che abbiamo dei conflitti a casa, probabilmente dicono, conquistiamoli noi. Ok, guarda, dà delle occhiate alle sue guardie. È un po' ansioso. È saggio da parte tua cercare commercio con il mio regno, ma la situazione politica è delicata attualmente. Non abbiamo molto tempo per negoziare delle rotte commerciali. Farei la prima. Forse se vi aiutiamo con il vostro problema, riconsidererete la nostra offerta. Immagino che ci metteranno in combutta, per cui dovremo o allearci con Northumbria contro i Pitti o con i Pitti contro Northumbria. Allora, Osred cerca di strutturare le sue parole in un modo che non ti possano offendere. A meno che tu non trovi Dio, non penso che potremmo arrivare ad un accordo. Un gruppo come il vostro è semplicemente troppo sconveniente politicamente. Andrei con la prima. Un regnante saggio non lascerebbe che dei preconcetti sulla fede si opponessero nelle relazioni diplomatiche.
Mi sembra di averti chiesto consiglio su come gestire il mio regno. Tu hai fatto la tua proposta e ecco la mia risposta. Spero che non ci... Non sarai infastidito dal fatto che terremo un occhio su di te, fin tanto che sarai nei confini di questo reame. L'uomo religioso ha un cenno strano e dice che Dio vi salvi tutti. Ok. Quindi non ci vogliono. Possibile, ma io non voglio andare dai pitti. C'è qualcuno con cui possiamo parlare qua? Sembra di no. Sì, possiamo parlare con Leofric. Te si chiama? LOL. Proviamo a parlare con Leofric, vediamo cosa ci dice. Una parola veloce, se possibile. Penso che non sei troppo sorpreso dal fatto che il re ti abbia negato l'aiuto. Dopotutto sei un guerriero straniero con una fede pagana. Andrei con la 1, non sono un guerriero comune, mi aspettavo un trattamento migliore, sono Thegn alla fine. Mi dispiace se pensi di essere stato trattato non correttamente. Ma nulla nell'atteggiamento del mio re richiede delle scuse, capisco che possa comunque scoraggiarvi. Spero che non lo troviate impertinente, ma... fareste un combattimento di pratica con mio gruppo? Che regole hai in mente? Io con 5 persone contro tu e 5 dei tuoi. Credo che metta in palio la sua lancia, l'Hextag. Non ci saranno morti o ferite serie, vogliamo solo provare com'è il vostro metodo e voi potete provare il nostro. Perché vuoi allenarti con noi? Per essere completamente onesto, vogliamo davvero... Siamo curiosi di vedere come combattete. Va bene, perché no? Ok, prenderemo in prestito un campo a sud della città. Attraverso il fiume, ci vediamo. Ok, per fare del combattimento in amicizia. Va bene, allora andiamo a seguirlo in questo accampamento. Poi dopo esploreremo la città in un altro momento. Anche perché per ora ci hanno abbastanza chiuso la porta in faccia. Però posso capire, noi siamo dei pagani, siamo venuti qua. Cioè. Ma se test da Thegn, ovviamente non lo capisci noi che abbiamo un contesto storico. Possiamo un pochettino interpretare di più la situazione. Oh, appare un uomo vestito con dei vestiti eleganti, ma semplici. Ti mostro entrambe le mani per far vedere che non è armato. Anche se ha un sorriso, non sembra... Sulle labbra non sembra esserci nulla di sorridente nei suoi occhi. Come stai? Clafford? Che vuol dire Clafford? Il mio nome è Wada. Vorrei fare una parola con... Cioè, avere due chiacchiere con te se puoi concedermi il tempo. Certo, di cosa si tratta? Non qui, dobbiamo andare in un posto un po' più privato. Vieni, conosco esattamente il po posto. What the fuck?
ci porta questo uomo? Soprattutto chi è lui? Perché ci fa degli agguati strani? Speriamo di no, in caso comunque siamo tutti bene a posto. Non mi fido tanto di questo Wada, mi sembra un sobillatore. Questo andrà bene, siamo abbastanza lontani da occhi che ci spiano. E i muri delle vecchie fortezze daranno del peso al nostro incontro, non credi? Se questo è un agguato, sarei davvero molto irritato. Nulla da guadagnare dal farti un agguato. Prima di tutto, tutti e due qualcosa da guadagnare se lavoriamo insieme. Sono un Ealdormen, non so cosa voglia dire. Comunque, lavora sotto King Osred. Sono un nobile che ha un piccolo appezzamento a sud. Ma Osred non è il mio sovrano. Io ne servo un altro, il nostro vecchio re. Aethelred, primo del suo nome, è stato deposto e esiliato un decennio fa, ma di recente è tornato. Penso che il tuo arrivo sia abbastanza fortuito per Aethelred e per i nostri piani, e penso che lui sarebbe d'accordo. Se vai a viaggiare a Inglewood, a nord-ovest, e lo incontri nel suo accampamento, avrà molto di cui parlare. Farei la seconda. Quindi il re non sa che tu servi un altro? Ti guarda per un attimo prima di rispondere. No. Hai di sicuro su posto che sto prendendo un rischio considerevole nel contattarti, ma penso che sia nel tuo interesse. Ho osservato il tuo incontro con il re. Non hai avuto alcun contatto con lui. Aethelred sarebbe stato molto più ragionevole. Direi la seconda. Ascolterò cosa vuole questo Aethelred, ma non posso fare promesse. Non voglio storgerti promesse a questo punto. Viaggerò avanti a te e farò sapere a Aethelred che stai arrivando. Appena Wada si allontana, senti una voce dietro di te. Che cosa abbiamo qui? Un Ealdormen che confabula con gli atei stranieri in segreto? Che cosa penserebbe Sua Maestà quando ascolterà questo? Dannazione, le spie di Osred vi hanno seguito fino a questo muro. Dobbiamo evitare che parole del nostro incontro raggiungano il re. O Eofor Wick. O mi sarà vietato l'accesso a Eofor Wick. Ma io non voglio uccidere nessuno, scusami un attimo, Wada. Mi hai tirato in ballo questa storia qua, ma io non ho detto niente. Questo è il vostro problema, Wada, non è il mio problema. Wada estrae la sua spada in modo risoluto. Dovrete scusarmi per farlo un vostro problema, ma è la mia unica opzione. Cavolo, dobbiamo picchiarli uguale. Ma non volevo.
Ah, ce n'è due anche di qua, ma che cazzo. C'è modo di andarsene? No, posso. Il non lethal. Ok, hanno tutti il non lethal. Rosqua, rimetti il. No, non lo so se conviene che Rosqua rimetta. Ah, ma di nuovo il coltellino, sì. Che casino. Ah, ma tra l'altro sono passati 20 minuti, per cui direi che questo lo vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso l'aveste già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata. E speriamo in bene. Ciao.